Un Pineto da sballo ad Arezzo, soffre, si salva con il solito Tonti, poi segna per primo con Shakir, incassa il pari, alla fine va a vincere al 98esimo con il sinistro magico di Volpicelli. Finisce 1-2, una partita dura che i biancazzurri di Amaolo giocano con le solite intensità e concentrazione fino all'ultimo istante, andando a sorprendere i toscani a tempo abbondantemente scaduto e volando in classifica a quota 20 punti, per una notte in attesa di pescare a Rimini la matricola del presidente Brocco agli stessi punti dei cugini di Zeman. Continua quindi il momento magico dei teramani, che sono sesti e in piena zona playoff. Eppure il primo tempo ad Arezzo era stato di sofferenza pura. Al 35esimo deve pensarci ancora il portiere del Pineto a tenere i suoi in vita. Evangelisti in aria entra su Pattarello prendendo il pallone, ma l'arbitro indica il dischetto. Guccione calcia, il portiere abruzzese para il suo sinistro e salva il Pineto. Si ripete anche sulla ribattuta. Nella ripresa Amaolo torna al 3-5-2 abituale. I suoi tengono botta e sfruttano l'unica palla pulita del match andando in vantaggio al 30esimo. Gran gol di Shakir. Volpicelli batte il piazzato, in grosso fa la sponta e il destro potentissimo dell'attaccante che segna il secondo gol consecutivo, quarto in questo campionato. L'italo marocchino esulta mimando il gesto dell'arciere davanti ai pochi tifosi arrivati dall'Abruzzo. Il tempo di festeggiare dura pochissimo perché al 33esimo l'Arezzo pareggia. Cross di Pattarello, Gucci in mezzo alle maglie dei difensori pinetesi incorna nell'angolino e sorprende anche Tonti, 1-1 dopo soli 3 minuti. Nel finale la squadra di Indiani ci prova e spinge fino alla fine, ma nel maxi recupero concesso da Totaro di Lecce al 98esimo Volpicelli piazza il colpo del KO all'ultimo respiro. L'attaccante parte palla al piede sull'ultima azione della partita, vince un contrasto e calcia un sinistro terrificante dal limite dell'area sotto l'incrocio dei pali. Ammutolito lo stadio di Arezzo, dopo un recupero che si prolunga fino al 112esimo, vince il Pineto e sogna.